Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: il noto insegnante Rudy Zerbi costretto a fare i conti con una grande delusione a pochi mesi dal finale di Amici, l'ultima indiscrezione. Rudy Zerbi ha raccolto il miglior risultato possibile nel corso della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. In occasione infatti del gran finale, il suo allievo Luigi ha strappato la vittoria contro il ballerino Michele, allievo di Alessandra Celentano. Una vittoria netta e schiacciante nei numeri, una conferma di quanto fatto durante tutto il percorso all'interno del noto talent. Un successo però che sembrerebbe essere finito proprio con la vittoria finale del format. Il giovane cantante, al pari degli altri allievi dell'ultima edizione, non è infatti alle prese con grandi soddisfazioni. Una situazione che potrebbe essere confermata anche da una svolta annunciata in questi giorni in merito al futuro di Luigi. Il cantante potrebbe infatti subito cambiare lavoro vista la decisione di accettare una proposta completamente diversa. Il portale Lamentino.it ha parlato del futuro del cantante Luigi dopo la vittoria nel corso dell'ultima edizione andata in onda di Amici di Maria De Filippi. Secondo una clamorosa indiscrezione verrà coinvolto nel film Il talento di Mr. Crocodile della Sony Pictures e Warner Brothers all'interno del film, che sarà a disposizione nelle sale a partire dal prossimo 27 ottobre. Luigi presterà la voce a Lyle, un coccodrillo canterino. Luigi sembrerebbe aver già quindi accettato la proposta per poter affiancare il lavoro di doppiatore a quello di cantante, un ruolo da cui forse ci si aspettava di più. Il giovane vincitore di Amici non ha infatti registrato i numeri che tutti si aspettavano e che lasciano l'amaro in bocca se confrontati con quelli del cantante San Giovanni che si è classificato secondo nella precedente edizione. Il giovane ex allievo di Zerbi si è quindi visto costretto a correre ai ripari e provare a percorrere una strada leggermente diversa. Questa non è però la prima volta per un ragazzo di Amici, in quanto solo pochi mesi fa è stata la ballerina Giulia, amatissima vincitrice dell'edizione numero 20 del Talent, a tentare la via del doppiaggio. Una importante occasione che si è rivelata anche soddisfacente e stimolante per lei. Lo stesso potrebbe quindi accadere a Luigi Strangis, che nel doppiaggio potrebbe trovare una valida alternativa o un lavoro da affiancare a quello del cantante. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.